dell'associazione che invito a parlare e mi ha detto: chi non ci conosce ci scambia per un'associazione di melomani. Però se le motivazioni che ha dato Mario sono vere sulla scelta di questo nome, direi che insomma guai a cambiarlo, ecco. Buongiorno e benvenuto, grazie di essere qui, che ci fa veramente piacere, perché noi da tempo, sono 20 anni che sono arrivato vecchio per ultimo, ecco, nell'associazione, però ho imparato quelle che nella vita non avevo ancora conosciuto. E noi come associazione, io non voglio dilungarmi troppo perché con quello che ha già detto prima Andrea, condivido pienamente e voglio lasciare anche lo spazio a chi dopo potrà parlare meglio di me. Io vi dico una sola cosa, che a distanza con questi ragazzi, per me sono tutti ragazzi delle persone, è un mondo, noi non abbiamo grandi risorse, per comprare un pulmino abbiamo dovuto inventare, Parma facciamo squadra, siccome qui c'è il rappresentante della fondazione. Avevo messo assieme del signore e le Gabi, che purtroppo non c'è più, per riuscire la Sky Motor. Tommaso si era dato da fare, da volontario, di mettere assieme varie sinergie e siamo riusciti ad avere un pulmino. Su c'è Fondazione Cari Parma, Monte Parma e Sky Motor, perché per comprare un pulmino, ecco, io spero, al di là delle risorse economiche sono importanti e qui chiedo poi al dottor Pellegrini se l'azienda ha intenzione di investire ancora molto su questo settore, in questo gruppo sportivo che noi come associazione sosteniamo. Però vi dico che noi ci investiamo delle cose importanti, quello che sono i rapporti umani. Dove quello che si dà, se uno dà uno, ha in cambio 100, perché sono delle persone straordinarie e che ricompensano di tutti i sacrifici, l'impegno che ci dedichiamo. Io grazie anche ai nostri volontari, alla Raffaella, a Tommaso, a Giovanni, a Matteo, a tutti quelli che. E adesso scusate se tralascio qualcosa o qualcuno, e grazie poi a tutti gli amici e l'autorità che sono qui, che hanno voluto con la loro presenza manifestare la loro solidarietà e il loro appoggio. Scusate, io non sono un grande oratore, però vi dico grazie di essere qui e lascio la parola adesso a. Chiedo a Gianni Barbiere, delegato provinciale del CONI Point Parma, che ci ospita oggi, di fare un intervento. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Porto il saluto del Comitato regionale del CONI, cioè il nostro Comitato Olimpico. Non solo perché siamo, come ospitalità, sono il padrone di casa, ma per quello che l'associazione Va Pensiero rappresenta, non solo per risultati sportivi, ma per quello della promozione della salute mentale. Oggi è la vostra festa, sono 20 anni dalla fondazione ed è un riconoscimento tale che la presenza di questi illustri relatori, personalità notevole nel campo dello sport, della salute, della Chiesa e la presenza del pubblico e vi onora. Noi ci sentiamo di ringraziare innanzitutto l'associazione per il gruppo dei genitori, dirigenti e volontari per quello che fate. E il nostro auspicio è che possiate continuare ad avere risultati, come ripeto, non solo sull'aspetto sportivo, fisico, ma anche nei rapporti con della famiglia e della salute mentale. Il dibattito sarà molto interessante e presente. Ecco, vi auguro un buon ascolto e che possiate così capire le nuove problematiche che esistono e vi dico buon lavoro. Grazie. Onorevole Giuseppe Romanini, se fa un saluto anche lei, ci fa un grande piacere, grazie. Grazie, non ero appeso che non fosse in programma il mio saluto, ma lo faccio molto volentieri per
questo incontro, per questi 20 anni, per la Pensiero. Io un po' li conosco, ne conosco qualcuno in modo molto approfondito, sono persone che stimo, così come penso dobbiamo essere fieri di questa associazione e di tutto quello che intorno al mondo della salute mentale a Parma si muove, non perché abbiamo una storia importante e significativa che viene dalle origini della legge 180, ma che insomma ha gemmato, ha fatto nascere iniziative molto importanti e molto variegate in questo territorio, segno che ci si crede, segno che l'ASI, il Dipartimento, ci crede e le sostiene convintamente. Io nel salutare vi dico semplicemente che dal punto di vista nostro, cioè dei legislatori, io cercherò di dare una mano, l'ho già sottoscritta, c'è una nuova legge alla Camera portata avanti dal collega Casati che cerca di, l'Italia non è tutta uguale, cerca di far qualcosa per rendere esplicito il valore di queste esperienze, le esperienze che mettono insieme in percorsi di cura le famiglie, il volontariato, che mettono al centro la persona, perché come dicevo noi qui abbiamo superato gli OPG, siamo avanti molto, ma l'Italia non è tutto uguale, e cercare di dare una legge che porti queste esperienze, perché poi le leggi vengono sempre dopo la società ha sviluppato esperienze belle e importanti come questa, e beh, prenderla e farla diventare norma e metterla ad esempio del resto d'Italia ci sembra una cosa importante. Su questo penso di potervi prendere un piccolo impegno. Grazie e buon lavoro. Grazie. Invito per un saluto la dottoressa Francesca Montesi, vice prefetto di Parma. No? È dovuta scappare, niente. E allora la salutiamo. E Giovanni Marani, assessore comunale allo sport del comune di Parma, grazie. Buongiorno a tutti, velocissimo perché sennò con i saluti abbiamo già fatto mezzogiorno. Grazie davvero. Raccolgo lo spunto di Andrea, abbiamo qui Luca Carra, magari un'amichevole la potremmo fare davvero. Una domenica prima, con la bella stagione, magari prima della partita del Parma, davanti alla curva, sarebbe bello davvero, magari con i non convocati fare qualcosa di questo tipo. Penso che darebbe anche visibilità a tutti i volontari, a tutta l'attività che viene fatta, dei quali dobbiamo essere portatori sani del messaggio. Ecco, sempre prendendo spunto dalle parole di Andrea, quanto si è discusso e scritto su quotidiani locali per un finale di partita di un campionato, di un torneo della WISP. No. Quanto non si parla della quotidianità di un'attività meravigliosa come questa. Bisogna sicuramente stigmatizzare tutte le cose negative che succedono, perché non succedono più. Dobbiamo sicuramente puntare il dito, dobbiamo sicuramente alzare la voce quando vediamo qualcosa di storto. Ma io dico, santo cielo, con tutte le cose meravigliose, diamo voce, diamo volto, perché altrimenti anche il reclutamento di volontari, anche il fatto di essere visibili, anche il fatto di portare a casa qualche risorsa in più, diventa veramente una scalata. C'è sempre bisogno di indovinare, individuare l'occasione nel quale poterne parlare. A me piacerebbe molto se il quotidiano locale avesse un inserto costante sull'attività che viene fatta di tutte queste associazioni, perché quando un territorio consente di fare 22 pratiche, 22 attività sportive per tutti i tipi di forme di disabilità, quando ci sono 1000 società sportive, quando c'è tutto questo fermento, non penso sia sufficiente limitarsi a dire il risultato delle partite il lunedì. Penso che sia importante, quello è l'unico strumento, perché anche un'amministrazione, per quanto voglia, non può neanche mandare i banditori in giro per le strade a urlare attenzione, attenzione, c'è questa attività. Tutti noi stiamo cercando di fare il massimo, cerchiamo di continuare e stiamo insieme, e c'è un progetto come Abbia lo Sport che lo sta facendo, ma tanti altri, anche per comunicarci tutti insieme. Oggi pomeriggio ci sarà una partita, l'esordio della nostra squadra neopromossa in Serie A di basket in carrozzina. Andiamoli a sostenere, loro poi verranno e andremo insieme e saremo comunità e ci sosterremo. Perché comunque,
impollinarci, confonderci, fare squadra davvero anche in questo senso significa aumentare anche il nostro messaggio, la nostra forza, di farci vedere, di dire ci siamo e siamo tanti e si può fare tanto insieme senza dover magari tante volte essere costretti a rincorrere il proprio pezzettino. Io davvero non posso far altro che ringraziarvi da cittadino per questi 20 anni e da amministratore per tutto quello che state facendo. Noi ogni tanto ci sentiamo, cerchiamo di fare quello che si può e farlo insieme, e siccome l'amichevole noi l'abbiamo fatta e abbiamo preso una batosta esagerata proprio lì, proprio per questo ho detto la prossima volta come comune ci facciamo rappresentare dal PAM e vediamo di farvi bella figura. Grazie mille. Saluto e ringrazio per la presenza in sala anche di Carlo Oppici, consigliere provinciale con delega allo sport, grazie. E Bruno Orlandini, responsabile organizzativo della Gioco Polisportiva, molto impegnato sul territorio. E ringrazio anche Dante Corradi, membro del consiglio di amministrazione di Fondazione Cariparma. E ricevo l'assist dell'assessore e a questo punto lo prolungo verso Nevio Scala, presidente del Parma Calcio, che chiedo di poter intervenire per un saluto, perché ci onora della sua presenza, e poi magari se vuole rispondere insomma a questo assist. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono un intruso, mi sono autoinvitato, sono in viaggio tra Parma e Padova e sto imboccando l'autostrada. Quando ho saputo di questo evento ho detto che vengo a salutare gli onorevoli presenti che sono oltretutto anche amici. Io ho sentito parole importanti da chi mi ha preceduto. Sapete che siamo nati da poco, siamo una squadra Parma Calcio 1913 che vuole fare un qualche cosa di diverso di quello che è stato fatto finora. Ecco, io vi dico soltanto nel salutarvi, poi mi siederò là in fondo per ascoltare le parole di chi è preposto a questo raduno. Ecco, il Parma Calcio 1913 ha le porte aperte. Chiedeteci aiuto, chiedeteci collaborazione e noi saremo felici di potervi soddisfare. Grazie, buon lavoro e buona fortuna.